Alex Pisconti, gli aspetti che lei ha maggiormente trattato, gli aspetti artistici, tecnici. Allora, insieme agli altri due colleghi, Giovanni Pagliaro e Fabio Franchini, abbiamo curato soprattutto il lato artistico, quindi è stato un po' già detto tutto dagli altri miei collaboratori. Vorrei sottolineare il bello che questa manifestazione esprime, cioè si respira aria di positività, perché poi tutto sommato è una vera e propria mostra d'arte a cielo aperto, quindi comunque c'è un'energia che si tocca con mano, perché c'è voglia di vedere, di conoscere, e si dà la possibilità di mostrare le arti dalla più conosciuta, l'arte di nicchia, l'arte di strada, la musica popolare, musica etnica, musica pop, musica rock, artigianato. Ed è bello vedere la curiosità delle persone, non solo nel vedere questa mostra d'arte a cielo aperto, però anche a vedere i vicoli del centro storico, a vivere il castello Muscettola, che è un gioiellino che molto spesso non conoscono. Quindi comunque io vedo solo lati positivi e siamo ben felici di respirare tutta quest'aria buona.